limite massimo qua 50 all'ora, speriamo di arrivarci. Intanto il Macan mi supera, ciao Macan. Io non so dove mi sto andando a infognare oggi perché sono strade che non conosco. Tutti ragazzi, benvenuti al canale. Oggi sono con questa mini car della Aixam francese e ho scelto di riprendere le prove su strada da questa macchinina qua perché vuole essere il mio un gesto di ringraziamento a tutti i ragazzini che mi seguono su Instagram e in questo momento difficile mio personale ho visto che mi sono stati veramente vicini con una marea di messaggi carinissimi e quindi mi sentivo in dovere di ricambiare questa presenza nei vostri confronti e intanto vi ringrazio. E quindi ho scelto di fare una prova su strada di una macchina che può essere interessante per voi. Ho già letto nei commenti che qualcuno di voi ce l'ha anche già, infatti questa è di Simone, uno dei nostri iscritti storici, la mascotte del canale, e me la presta oggi così ne parliamo un po' insieme perché è interessante da analizzare e da valutare. Allora, due cenni estetici brevi e poi facciamo una prova su strada perché questo bicilindrico va guidato. Allora, esteticamente ovviamente richiama una Smart, le dimensioni sono simili, infatti 276 più o meno ci siamo, è discretamente più bassa, è 7-8 cm più bassa. Questa è una scelta della casa francese di avere una macchina di dimensioni compatte ma stabile e sicura, quindi hanno scelto di abbassare il baricentro il più possibile. Esteticamente ha un taglio discretamente moderno, monta dei cerchiettini in lega che comunque sono 15 di raggio, molto bello in questo blu. Ecco, posteriormente è molto bello esteticamente lo scarico doppio centrale, ragazzi, ovviamente è finto perché lo scarico suo ce l'ha qua sotto, qui è posta la telecamera per la retro. Hanno coperto il lato estetico però creando un bel posteriore. Questo è un giocattolo, quindi non stiamo ad analizzare rispetto ad auto vere e proprie. Quindi si è curata molto l'estetica per creare un quadriciclo molto molto bello di appeal. Secondo me il meglio di sé questo quadriciclo lo dà negli interni perché sono veramente di ottimo livello. I sedili sono in pelle ed è anche pelle di qualità, molto belle esteticamente tutta la plancia guida, il volante ha anche un piccolo taglio nella parte sotto, belli due quadranti raccordati con l'immagine della macchinina centrale. È dotato di un touchscreen 2D che serve a visualizzare la telecamera che è messa posteriormente quando si fa la retro. Il layout degli interni è veramente bello, moderno e anche di qualità. Si impugna molto bene il volante, è ovviamente un due posti secchi. Ecco, guardate che particolarità. Il portellone posteriore che è tagliato inglobando anche il paraurti, quindi si apre con una soglia di carico veramente bassa. Vi faccio vedere, guardate che bella questa soglia di carico che, ragazzi, da terra
sono circa 2 spanne, quindi quando si ha la spesa e dei sacchetti pesanti è comodissimo perché bisogna alzarli poco. Ha comunque delle dimensioni di tutto rispetto, sia in profondità che in altezza. Quindi per 2 persone con la spesa o con delle borse è veramente una macchinina comoda. Molto molto particolare questa apertura totale che parte così dal basso. Progettualmente hanno studiato una formula comodissima. E adesso proviamola su strada. Ragazzi, iniziamo sta prova su strada pazzesca oggi. Ragazzi, mi fa morire sta macchinina, è eccezionale. Troppo divertente. Mi ricorda il video di quando guidavo la golf car. Uguale uguale. Solo che quella elettrica bella silenziosa. Questa invece è un po' chiassosina perché poi vi racconterò il motore. Sembra di guidare un decespugliatore. Allora, vi do un po' di dati di questa mini car, perché cominciano a vedersene un po' e sono una cosa interessante, un oggetto interessante. Allora, iniziamo col dire che queste mini car si possono guidare con una patentina che si chiama AM e che quindi può essere utilizzata già da chi ha 14 anni compiuti. Allora, un paio di dati tecnici del mezzo. È un bicilindrico, non so se lo sentite, che è particolarmente rumoroso e vibrante perché ha 2 cilindri e basta. Calcolate che già spesso vibra un 3 cilindri, immaginatevi questo. È un 500 di cilindrata, la potenza sono 6 kW. Questo prodotto è interessante perché fondamentalmente è un quadriciclo leggero. Con quadriciclo leggero si intende un 4 ruote che abbia una potenza uguale o inferiore ai 6 kW e un peso uguale o inferiore ai 425 kg. Tanto gli basta per raggiungere circa i 60 km all'ora. È una motorizzazione diesel che dovrebbe fare intorno ai 30 km con un litro. Poi Axam francese, che è la produttrice di questa mini car, ha anche dei mezzi elettrici, ovviamente seguendo l'andamento del trend di mercato di adesso. Coppia praticamente inesistente perché sono solo intorno ai 21 Nm. Infatti l'accelerazione qua è abbastanza modesta, ma capiamo un attimo a chi può servire un prodotto del genere. Quindi ragazzini, giovani, 14enni che abbiano un primo approccio alla guida ancora prima di iniziare a prendere la patente B. Può servire per impratichirsi un po' con le manovre di parcheggio, di guida in ambito solo urbano, giustamente, ma può anche servire a chi ha più di 18 anni e magari per pigrizia non ha mai preso la patente, o anche per costi elevati, o anche perché farebbe un uso dell'auto molto limitato e quindi serve qualcosa che protegga dal freddo e dalla pioggia, che però venga utilizzato per un breve tragitto casa-lavoro o per qualche commissione in ambito urbano. Allora, per questo tipo di esigenza questo è un prodotto azzeccato. Non vi nascondo che costa 12.000 euro, che non è una spesa piccola, però devo dire anche la verità che comunque ha dei comfort di livello discreto, come questo navigatore touchscreen da 2 DIN, i sensori del parcheggio davanti e dietro, anche la telecamera per la visione posteriore, un volante molto bello, facilmente impugnabile, un layout generale bello rifinito, anche se con plastiche obiettivamente rigide. Però l'azienda
francese ha un occhio di riguardo alla sicurezza, perché anche se non è obbligata a fare dei crash test su un quadriciclo, comunque li fa addirittura del 1988. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in fase di progettazione si è studiato un telaio a deformazione programmata che tutela sicuramente i trasportati di questa macchinina. È dotata di ABS, per cui la frenata viene comunque garantita in spazi accettabili e anche su fondo scivoloso. Una cosa che mi preme sottolineare per tutti quelli che mi stanno seguendo, tutti i ragazzi a cui sto dedicando questa prova su strada: se state pensando di comprare questo mezzo, non vi fate ingolosire da chi su YouTube lo trasforma aggiungendogli 20-40 cavalli, perché può essere veramente pericoloso. Questo è un prodotto da usare per qualche commissione e non per fare le gare, per impratichirsi un po' a star sulla strada, ma non per diventare degli Schumacher. Quindi un appello che faccio a tutti: non basta aggiungere dei cavalli per andare più veloci, ma poi bisogna avere anche un adeguato impianto frenante che ti permetta di essere in sicurezza. Siccome non è un mezzo che si può stravolgere, non modificatelo, lasciatelo così com'è, che per quello che serve va più che bene. È una macchinina da passeggio, non bisogna avere fretta di usarla, e tutto sommato ci si sente abbastanza modaioli alla guida. Mi metto nell'ottica del ragazzino che lo utilizza. Non serve usarlo per fare delle corse. So già che molti di voi contesteranno il fatto che questo quadriciclo non ha l'aria condizionata, non ha il servosterzo, è un bicilindrico, quindi vibra. Ragazzi, però qui l'obiettivo della casa era di produrre un oggetto adatto a dei ragazzini o a chi non ha la patente B, quindi non si poteva mettere aria condizionata o servosterzo, perché poi con così poca potenza si sarebbe stati in difficoltà, ad esempio con alte temperature o con strade in salita. Quindi tutte gli accessori elettronici o che consumano dovevano essere non utilizzati e tolti, un po' come ha fatto Twizy, no? Con potenze analoghe non ha potuto dotare quel mezzo di aria condizionata, perché sennò la potenza è troppo poca, poi in quel caso la macchina è anche elettrica, quindi avrebbe ridotto l'autonomia sensibilmente. Qui con solo 6 kW non si può ragionare come in una macchina di 60-70 cavalli. Questa è una cosa diversa. Capito il concetto, bisogna approcciarsi a questo prodotto in un modo diverso. Quindi non vediate soltanto cosa manca rispetto a una Punto o a una Yaris, perché sono due cose molto diverse. In tanti criticheranno il prezzo dicendo che 12.000 euro è tanto, però dall'altra parte c'è anche da ragionare sul fatto che si possono utilizzare le attuali formule di acquisto tipo noleggio a lungo termine, finanziamento, che ti consentono con una ratina mensile di rendere molto più abbordabile l'acquisto di questa macchinina. Effettivamente dopo un po' il rumore e le vibrazioni infastidiscono, però è anche vero che non è nata per fare dei lunghi tragitti, quindi per piccoli tragitti, commissioni, casa lavoro, casa scuola, scuola casa, va bene. Anche qua non bisogna ragionare immaginando di fare un viaggio di 100 km, perché non è l'utilizzo suo. Questa mini car non è comunque una smart, anche se ne ricorda le forme e le dimensioni, è un oggetto diverso, non paragonabile
a delle macchine. Adesso riportiamo la macchinina al buon Simone e spero per voi ragazzi che questo video sia stato utile per capire i pro, i contro, i limiti, che tipo di utilizzo fare di un oggetto del genere. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, perché qui si spazia da una prova su strada di una macchinina come questa a cose ben più potenti e ben diverse da questa, che sicuramente seguiranno. Non vi spoilerò nulla, ma ho in cantiere diverse prove su strada di cose abbastanza rare. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così vi arrivano le notifiche dei miei video. Per oggi ragazzi è tutto, vi ringrazio ancora per il supporto che mi state dando e che mi avete dato in questi 20 giorni, e questo è il mio modo per sdebitarmi nei vostri confronti, dedicarvi una prova su strada. Ciao ragazzi, un saluto da Dave, al prossimo video.